sono a vantal per intorno, intorno di me. Quando la libertà lasciata pensare, al cavalier de pie, affidarti potrai. Però prima del Metropolitan c'è una tappa molto significativa per lei. La riapertura della Scala con Toscanini. Con Toscanini. Com'è che Toscanini vuole Giacinto Prandelli? Toscanini, quando è arrivato, io ero a Brescia che cantavo con la Tebaldi l'amico Fritz al grande. E l'amico Fritz, e dopo la prima recita, il giorno dopo arriva la notizia che era arrivato il giorno prima Toscanini. Il maestro. Il maestro Toscanini. Si diceva il maestro. Il maestro, maestro. Per Antonio. Perché lui era, per Antonio, lui era il maestro. Allora il maestro doveva aprire la Scala, inaugurarla. E quelli della Scala mi telefonarono che avevo cantato la sera prima. Va detto che il teatro era stato mezzo distrutto dai bombardamenti. Sì, tutto. Era stato, l'avevano ricostruito. Ripristinato. Era il 1948, mi pare, no? No, aspetta qua. 46. Già nel 46? 46. Già nel 46. 46, quando è finita la guerra? Sì. È tornato dopo finita la guerra nel 45. Sì, nel 46 è venuto Toscanini dall'America e l'avevano aggiustato tutto questo teatro e lo volevano inaugurare. Allora, cosa fanno per trovare i cantanti, i giovani, far conoscere Toscanini? Chiedevano l'audizione. Io avevo cantato la sera, la mattina mi telefonano a Brescia e mi televa la Scala, perché io alla Scala avevo già cantato, avevo già fatto il Gianni Schicchi, avevo fatto Le Villi, la prima opera di Toscanini, Puccini l'ho fatta io, poi non l'ho più fatta nessuno, Butterfly, la Butterfly. Insomma ero, e dice vieni che è arrivato Toscanini, allora io cosa ho fatto? Dopo la prima recita torno a Milano e vado alla Scala. Prendo l'impegno con Toscanini, il primo telefono e vado, e Toscanini, il primo cantante che fa l'audizione con Toscanini, dei nuovi che ci sono lì, sono io. Vado e c'erano tutta l'entourage della Scala, tutti c'erano. I Ringhelli, allora era i Ringhelli. Tutti i maestri c'era e mi accompagnava un grande maestro, Guarnieri, che era un grande direttore, che aveva una passione per me, quando mi ha conosciuto voleva sempre me con lui, avevo fatto la Butterfly alla Scala, avevo fatto due o tre messe da Requiem di Verdi a Venezia, a Trieste e così via. Insomma, c'era lui e mi accompagnò lui. Allora io mi presento, Toscanini parla con tutti, poi un bel momento io vado avanti e dico chi sono. Lui mi guarda così senza, poi mi dice cosa canti. Io in quel momento cantavo molto il Manon di Massenet. Ah. E ho detto canto Disparvision della Manon, la cantavo in italiano, perché l'ho fatta in italiano e in francese. Francese in America al Metropolitan. E in altri teatri anche, e anche in Francia l'ho fatta come si chiama? No, anche in Spagna. Anche in Spagna, ecco. E là l'ho fatta in italiano prima e in francese. Insomma, dico, ma non di Massenet. E lui di che cosa? La Disparvision, che è una grande frase del terzo atto. Oh, fuyez, non si immagina, insomma. E gliela faccio. Credo di aver cantato bene, perché stavo bene. Poi
una gran voglia di vincere dentro che... Allora, aspetto, nessuno mi dice niente. Lui va là, parla con gli altri. Oh, strega figli, è andata male. Un bel momento, insomma, deciso. Parlo là dove c'è sto gruppo, Ghiringhelli, Toscanini, tutti i maestri. C'era Votto anche. Maestro, ha piacere di sentire qualche altro? Mi guarda, no, non mi serve. Oh, strega figli. Io torno a Brescia a fare la seconda recita. Sono a Brescia a fare la seconda recita. Mi arriva la telefonata del direttore artistico lì della Scala. Il maestro Votto era. Maestro Votto. Pranelli, dice, il maestro Toscanini ti ha scelto per cantare la nonna di Beethoven per l'inaugurazione. Sì, era una serie di... Era un marchio di fabbrica di quelli. Era il non plus ultra, basta, per me era il massimo, non serviva. Da allora con Toscanini alla Scala, quando ha diretto sempre cantato. Sempre lei.